5, 4, 3, 2, 1, mezzo. Rieccoci tornati nuovamente in diretta, seconda parte della nostra trasmissione. Come sapete, lunedì era giornata piuttosto lunga ed intensa di trasmissioni. Andiamo avanti fino alle 21.30, inoltre alle 19.30, come sempre con noi il nostro opinionista Stefano Rebec. Ciao Stefano. Ciao Luca, ciao a tutti, bentrovati. Mi sembra di essere tornati nel periodo nel quale parlavamo solo di DAD, quindi avevamo tutti i vari rappresentanti di istituto connessi con noi. Mi sembra così di essere tornato indietro nel tempo. E diamo per la prima volta in nostra compagnia Olivia Gambini. Ciao Olivia, che è la direttrice, quindi una collega, del giornale del liceo Petrarca, il canzoniere di Igor. Dico bene? Sì, esatto. Buonasera. E diamo per la prima volta in diretta, a sua volta, con noi Andrea Visconti, che è uno dei rappresentanti degli studenti del Petrarca. Benvenuto Andrea. Ciao a tutti. E ovviamente il tema è un tema molto importante, facciamo un passo indietro e andiamo un attimo a risalire così al motivo per cui abbiamo fatto questa trasmissione. Come sapete, a marzo i rappresentanti degli studenti del Petrarca hanno deciso di, tra virgolette, scioperare, dopo ci dirà se magari la parola è corretta, no, Andrea, e di non organizzare la mensile, l'assemblea d'istituto, come viene organizzata ogni anno, per via della scarsa partecipazione degli studenti, che è andata mese dopo mese via via sempre più diminuendo, no? E c'è stato poi anche un confronto in queste settimane sui motivi che hanno portato evidentemente gli studenti a disinteressarsi sempre di più dei consigli, e questo magari può essere anche questa decisione è stata anche motivo proprio per alimentare questo confronto anche in prospettiva futura. Ecco, Andrea, iniziamo subito. Da quando avete comunicato questa decisione agli studenti a oggi, effettivamente questo confronto, questa brainstorming di idee, delle motivazioni che ha portato gli studenti a non partecipare, c'è stato? Avete avuto delle risposte? Beh, allora, le risposte degli studenti sicuramente ci sono state. In primis il fatto che molti, oddio, diversi studenti con cui mi sono confrontato erano di sicuramente dispiaciuti per il fatto che le assemblee non sarebbero state poi fatte, o che perlomeno l'assemblea di marzo non sarebbe stata sicuramente fatta, mentre poi per aprile dovremo vedere. Credo tuttavia che molti studenti non hanno in primis reagito perché appunto l'atmosfera che si è creata nei confronti dell'assemblea in quanto istituzione di partecipazione studentesca è un clima appunto di disinteresse, che quindi seppur si perda quello che in molti viene visto come un vero e proprio strumento di partecipazione, quindi ancora una minoranza degli studenti, oppure come un semplice giorno per saltare la scuola, comunque non si dà molto attenzione alla questione, in quanto appunto la partecipazione è ormai sentita nel minor modo possibile. Olivia. Ma secondo me un po' di dialogo comunque si è creato insomma, su questa vicenda, anche perché è stata una decisione molto forte, secondo me, quella di non convocare l'assemblea per il mese di marzo, che ha colpito anche i professori, perché sono stati abituati per tutti questi anni, insomma, a un'assemblea che si convocava in modo automatico, senza neanche interrogarsi sul senso effettivo che poteva avere. E quindi sicuramente se ne è parlato tanto. Come ha detto Andrea giustamente, molti ragazzi sono ancora, insomma, molto disinteressati sull'argomento e quindi era una semplice lamentela perché si va a perdere quello che alla fine è un giorno di vacanza per le persone che non partecipano all'assemblea, perché se non si partecipa si può tornare a casa. Però invece, secondo me, con alcuni professori che magari ne hanno parlato anche nelle classi, è scaturito un dibattito che è partito dall'assemblea, però appunto ha dovuto toccare la tematica della partecipazione alla vita scuola, ma anche alla vita politica in generale di noi ragazzi. Ecco, secondo te, Olivia, quali sono stati i motivi che
che hanno spinto progressivamente i ragazzi a non partecipare più alla vita della scuola, appunto alle assemblee d'istituto. Ma secondo me, in primis, il Covid ha impattato molto su noi ragazzi. Io ho iniziato il liceo nel 2020, quindi già dopo lo scoppio della pandemia, e quindi non ho idea di come funzionasse il liceo prima della pandemia. Mi raccontano che c'erano delle assemblee molto partecipate, che anche le attività pomeridiane erano molto, molto, insomma, amate e partecipate dagli studenti, però effettivamente io non l'ho mai vissuto, i ragazzi più piccoli di me nemmeno, e quindi secondo me si è fatta molta fatica a tornare ad impegnarsi, a uscire proprio, stare tutti assieme in questi spazi collettivi, anche perché per i primi anni, ad esempio quando io ero al biennio, si sono fatte delle assemblee a distanza, poi erano miste a distanza in presenza, e quindi i ragazzi che magari erano i primi anni non si sono abituati a vedere questo confronto, e quindi ancora adesso, insomma, non lo vedo in questo modo, non sono interessata. Prima di passare a Stefano, vorrei comunque fare una, così, una piccola digressione, porto una mia testimonianza. Quando io ero ai tempi del liceo, no, io andavo, insomma, alle Obanda, per cui insomma, andavo in un liceo tutto scientifico. Non dico che voi non eravate neanche nati, ma forse anche sì, insomma, poi probabilmente anche sì. Però effettivamente già a quel tempo non è che le assemblee di istituto fossero particolarmente frequentate, e io stesso devo ammettere non sono mai andato a una, insomma, io dopo una problema me ne andavo a casa, per cui le faccio outing in diretta, dico che non ho mai partecipato in 5 anni all'assemblea di istituto. Ai tempi di Stefano invece com'era la situazione? Ah, io guardo andavo al Carli e io ci sono andato spesso invece, ma io credo che il problema sia un altro. E tu mi conosci ormai, credo che abbiamo fatto, Luca, non so, decine di migliaia ormai di dirette Siamo a più insieme. di 2000 trasmissioni assieme. Solo, ma no, di più Più, sicuro. oltre 2000. Ah, ok, 2000 Sì. giornate. Perché calcolando che certe giornate facciamo 5 dirette, ok. Allora, io credo che se tu non riesci a coinvolgere le persone, non verranno mai. Cioè, quello che serve come consiglio è quello di creare un ordine del giorno davvero interessante. Se una giornata è, scusate il termine, noiosa e priva di concetti interessanti, faccio per ipotesi, io non sarò mai stimolato a. Cioè, io sarei stimolato ad andare a una riunione nel momento in cui so che si toccano temi che mi interessano davvero, che mi coinvolgono davvero e che mi portano da qualche parte davvero e che portano idee, proposte, soluzioni. Se tutto ciò non del tutto avviene, io me ne vado al mare quel giorno. Sono sincero, cioè non ci vengo. Quindi bisogna forse da un lato stimolare gli studenti, ma dall'altro bisogna anche stimolare con le idee. Quindi forse è arrivato il momento, secondo me, di coinvolgere gli studenti per capire dalle varie classi, cosa si aspettano da una riunione, quali sono i temi che davvero vogliono essere toccati. Questo io credo. E prima di andare avanti, volevo sapere appunto dai ragazzi, quindi partendo da Andrea, mi pare. Sì, perché riesco a vedere la scritta in piccolo, cosa pensa di questa parte del discorso, cioè di riuscire ad arrivare agli altri studenti e riuscire a toccare argomenti che li stimolino e li interessino per venire alle riunioni, alle assemblee. Allora, su questo posso essere anche d'accordo, ovvero il fatto che si deve andare dagli studenti a proporre qualche tema in più. Sicuramente le vicende recenti, anche dei fatti di Pisa, che hanno coinvolto il passaggio di numerosi studenti che manifestavano, può essere per esempio un tema che potrebbe coinvolgere maggiormente gli studenti. Quindi sicuramente anche trattare di più i temi di attualità potrebbe essere una strategia. Sono però del timore che comunque anche questi temi non siano in grado di essere invece recepiti appieno da parte di molti studenti. Come dicevate voi, il problema della partecipazione alle assemblee è un problema che avete visto in parte anche voi, forse in maniera meno grave di quanto la stiamo vedendo attualmente, ma è vero anche che appunto la partecipazione alle assemblee è una questione che è partita anche prima di noi e che si è andata a gravare, secondo me, dagli anni 80 o dagli anni 90 in poi, per i quali quindi c'è stata una progressiva diminuzione della partecipazione. Quindi mi pare giusto sicuramente una cosa che c'è
cerchiamo anche in parte di fare, seppur comunque ci sono a volte delle difficoltà di organizzazione nel metterci d'accordo tra rappresentanti di istituto, nel appunto proporre punti più interessanti e stimolanti, diciamo anche per formare la nostra cittadinanza, però poi l'ultima parola spetta sempre agli studenti, se hanno la volontà di mettersi in gioco anche loro, diciamo accettando il punto e quindi andando poi in assemblea. Olivia? Ma io sono d'accordo, secondo me bisogna cercare di bilanciare varie cose, perché da un lato secondo me è molto importante parlare di tematiche che riguardano la nostra scuola, perché effettivamente l'assemblea è l'unico spazio in cui tutti gli studenti hanno diritto di parola, poi invece ci sono altri organi come il consiglio d'istituto e i comitati dove vanno i rappresentanti di classe. Però insomma, se una persona ha una problematica o ci sono delle problematiche che coinvolgono più studenti in scuola, quello è il posto giusto per discuterne tutto assieme e trovare anche una soluzione. Però secondo me ci viene dato questo spazio e dovremmo usarlo per parlare anche di tematiche che magari trascendono dal nostro piccolo e quindi di questioni di attualità, come diceva prima Andrea, e insomma, in questo periodo abbiamo, secondo me, tantissime tematiche con anche la situazione in Israele, in Palestina o sempre in Ucraina, quindi magari toccare anche quello. Una, diciamo, formula che secondo me potrebbe funzionare sarebbe quella di fare prima una parte con un esperto su questo tema che ci può dare, insomma, qualche strumento in più per parlare e poi comunque una parte di dialogo tra noi studenti dove ci confrontiamo e dibattiamo sul tema. Questo secondo me è il vero aspetto importante dell'assemblea, il fatto che non è una conferenza e basta, visto che ne facciamo anche già tante in orario scolastico a scuola, ma abbiamo la possibilità di confrontarci anche tra coetanei e insomma condividere le nostre idee e soprattutto ascoltare le idee degli altri. E Andrea, volevo domandarti, allora, quando ho sentito la notizia della scarsa partecipazione all'assemblea del Petrarca, mi sono molto stupito, no? Proprio perché la vostra scuola è nota per la grande partecipazione invece degli studenti, molto attiva in tutta l'attività della scuola. Faccio solo un esempio: noi ogni anno abbiamo seguito la notte dei classici proprio al Petrarca, no? È una notte dei classici, insomma, che traboccava di gente dal punto che negli ultimi anni ha dovuto mettere il ticket d'entrata perché insomma c'erano troppe persone, quindi motivi di sicurezza hanno dovuto mettere gli accessi contingentati, non solo per avere il Covid, ma proprio perché sui primi anni insomma c'erano migliaia e migliaia di persone. Ecco, come mai secondo te, da una parte, sembrano due ragionamenti molto contrastanti questi, cioè, gli studenti molto attivi da un certo punto di vista, ma quando si parla di assemblea invece improvvisamente cambiano completamente il modo di rapportarsi? Secondo me dipende molto anche dalla percezione che gli studenti stessi hanno nei confronti di uno e dell'altro, ovvero da una parte della notte di classe, in quanto un evento peculiare, direi, penso, non dico il momento più alto all'interno di un anno accademico, ma comunque un momento molto importante per la nostra scuola. Ogni anno si ripete questo evento, che è appunto organizzato con tanta cura e con tanto affetto nei confronti, per l'appunto, della nostra scuola. Ecco, secondo me, gran parte dell'affetto che molti studenti provano nel bene o nel male nei confronti della nostra scuola viene manifestato proprio nell'organizzazione della notte dei classici. Mentre comunque quando parliamo di assemblee scolastiche parliamo di un'istituzione appunto che oltre a essere condivisa a tutte le scuole, non solo ai licei classici, non solo in particolare al liceo Petrarca, è un'istituzione che ha subito quello che è infatti un calo di interesse storico, che appunto non è nato solamente dalla pandemia. Ed è, secondo me, un calo di partecipazione che quindi non può essere paragonato a quello che invece è la notte dei classici, che è un evento maggiormente sentito. Olivia, ricreare questa atmosfera magica della notte dei classici e importarla all'assemblea d'istituto è possibile o sono due realtà talmente diverse che è impossibile, diciamo, fare questa traslazione? Secondo me è tanto difficile perché sono due format, diciamo, molto diversi, ovvero la notte dei classici è fatta principalmente per persone che non frequentano il Petrarca, quindi genitori, ex studenti, futuri studenti o insomma tutti i cittadini che vogliono partecipare, e è comunque frutto del lavoro di magari un paio di settimane o un paio di mesi,
noi ragazzi che ci mettiamo a scuola durante le lezioni e prepariamo quelle che sono delle piccole conferenze, dei piccoli interventi con gli intermezzi musicali e tutto il resto. Mentre le assemblee, se le intendiamo, secondo me, come sono nate, ovvero come spazi di dialogo, dovrebbe essere una cosa diversa. Sicuramente, come diceva Andrea, c'è stato un calo di interesse e di partecipazione in entrambi gli ambiti, forse molto meno sentito per quanto riguarda la notte dei classici, perché comunque è una serata di puro intrattenimento, mentre alle assemblee, secondo me, è difficile creare questo e basta. Sicuramente, però, potrebbe creare, come si diceva prima, un ordine del giorno un po' più strutturato e un po' più, diciamo, interessante per poter invogliare la partecipazione. Sì, non volevo trasformare le vostre assemblee di istituto in un varietà televisivo con ballerine brasiliane, giocolieri, un circo, ecco, no? non voleva essere questo. Però effettivamente cominciamo a renderlo magari un po' più attrattivo, più rivolto appunto agli studenti. Vai Stefano. Ma guarda, io prendo la palla al balzo di quello che hai detto, non so se è possibile farlo o meno, però effettivamente creare una scaletta interessante, magari nelle 2 ore credo che duri più o meno, riuscire a trovare 2 o 3 esibizioni brevi di esclusivamente studenti in essere, cioè persone che frequentano, che sia una canzone rap, che sia un'esibizione, potrebbe essere interessante intanto per intrattenere. Perché ricordiamoci una cosa, quello è importante tanto quanto la scaletta già prima. Cioè io devo sapere l'ordine del giorno. L'ordine del giorno, sono d'accordo con i ragazzi che è importante parlare di Palestina, è importante parlare di cosa è successo fuori dalle scuole, ma le persone ormai, giovani o grandi, sono toccate in primis da ciò che gli tocca la mano, da ciò che gli tocca il portafoglio, da ciò che gli tocca la giornata. Quindi ciò che mi porterà ad andare all'assemblea sarà parlare di un problema con un professore, proporre di modificare degli orari, adesso sto dando dei temi a caso, no? Qualcosa che mi tocca in prima persona, che dico, cavolo, io voglio andarci, poi io voglio votare, voglio vedere cosa ne pensano gli altri e voglio partecipare. Se invece si parla di temi del mondo, ne parla anche il TG tutti i giorni, è bello poterne parlare, però magari io preferisco parlarne con i miei genitori, con i miei amici più stretti, con le persone delle quali mi fido. Magari senti un'ora una persona che neanche non conosco, che mi parla di un tema che magari ne parlo tutti i giorni in casa, non me ne frega proprio niente, vado piuttosto al mare. Quindi secondo me trovare un giusto equilibrio, quindi creare un contenitore di idee sul mondo, idee sulla città, idee dentro la scuola, tutto insieme, e dare quei 5-10 minuti di vita a tutta l'insieme, quindi creare una struttura intrigante, secondo me potrebbe rilanciare completamente l'assemblea. Andrea, sei d'accordo? Sul fatto che l'assemblea possa essere anche un luogo dove ci si possa intrattenere, posso in parte essere d'accordo, però ho anche dei dubbi in merito a ciò. Sono dell'idea comunque che deve essere uno strumento principalmente rivolta a quella che si può definire cittadinanza, appunto, quindi alla formazione degli studenti in merito soprattutto alle questioni politiche. È vero anche che forse questa visione che io prediligo delle assemblee può risultare utopica, perché appunto c'è tutto un retroterra storico che ha fatto sì che le assemblee perdessero quel valore di cui abbiamo già parlato prima. Quindi non so, io sul fatto che l'assemblea possa anche intrattenere ho qualche dubbio. Ma volendo si potrebbe anche considerare questa idea e forse, non lo so, proporla anche agli studenti. Ti ripeto, Andrea, solo che io come proporzione ho detto sulle 2 ore, ho fatto l'esempio di 3 esibizioni a 5 minuti. Quindi parliamo di mantenere l'identità dell'assemblea, però di stimolare le persone a venire. Perché? Perché se ad esempio un ragazzo metti seguito che canta nel vostro istituto, si esibisce con una singola canzone, tutti i suoi amici, tutte le persone saranno stimolate a venire e magari scopriranno, grazie alla voglia di ascoltare il loro amico esibirsi, scopriranno l'interesse dell'assemblea che magari non hanno mai considerato, perché magari vanno con le chitarre sul molo a canticchiare, capito? Cioè io parlo solo di prendere dei ganci trainanti per attirare le persone che mediamente lo snobbano. E poi sarete voi giovani a dirci che il mondo va avanti, il mondo cambia. Quindi ci sta a mantenere l'eleganza e il prestigio dell'assemblea, però se serve, secondo me, qualche piccolo
Manca ingegno, qualche piccola furbata per attirare le persone, bisogna farlo. I politici stessi toccano dei temi di massa e poi si muovono in modo un po' diverso, no? Questa è la mia idea. Olivia? Sì, un po' sono d'accordo. Come dice Andrea, secondo me, e come diceva lei prima, bisogna trovare il giusto equilibrio senza andare a snaturare l'assemblea, appunto. E però sarebbe sicuramente una buona idea, almeno per attirare la gente all'inizio, perché ci sono un sacco di persone, soprattutto dei primi anni, che non sono proprio mai state neanche ad un'assemblea e quindi non sanno neanche come funziona, come è strutturata. Quindi magari la prima volta vengono per questo motivo, poi però ci tornano una seconda. Ed è sicuramente una scelta meno drastica rispetto a obbligare ad andare all'assemblea, quindi come in alcuni licei di Trieste, fare l'assemblea obbligatoria, altrimenti viene segnata l'assenza sul registro, dove le persone che vanno, per la maggior parte, comunque non hanno voglia di stare lì e quindi sì, sono sedute in assemblea, però sono a fare altro. Ci sta. Sicuramente se si trova l'equilibrio potrebbe essere una buona idea. Olivia. Bilancio l'ultima idea, poi mi zittisco. Anche l'idea di consentire alle persone, stimolare ognuno a portare qualcosa da mangiare per mettere sui tavoli a fine assemblea. Quindi creare tutta l'assemblea come ritenete voi, finisce esempio alle 11, dalle 11 alle 11 e mezza, quella mezz'ora più informale per socializzare. L'ho visto su Instagram in diverse scuole in giro per l'Italia e ho visto risultati interessanti, ve la lancio così. Olivia, prima di concludere, ovviamente poi questo discorso lo riprenderemo in una trasmissione ad hoc. Sei la direttrice di un giornale del liceo Il Canzoniere di Igor. Ecco, come sta procedendo questa avventura e se ci puoi un po' elencare i temi dell'ultimo numero uscito e come si può leggere? Certo, allora il nostro giornale è un giornale che nasce negli anni 80 nel nostro liceo, poi è stata diciamo una redazione molto intermittente, quindi si pubblicavano un po' di numeri, poi per alcuni anni ci si fermava, però adesso da circa una ventina d'anni si procede in modo abbastanza regolare ed è sempre stato un giornale cartaceo, infatti ancora oggi distribuiamo appunto i numeri cartacei, solo che dopo il Covid si è dovuto un po' reinventare perché per i mesi in cui eravamo chiusi in casa, ovviamente non si poteva distribuire il cartaceo e poi anche dopo non si poteva far circolare la carta. Quindi adesso abbiamo il nostro sito internet e la nostra pagina Instagram, che appunto si chiama Il Canzoniere di Igor, sulla quale pubblichiamo tutti i nostri numeri, però ad esempio abbiamo anche un profilo Spotify e un nostro podcast. E quest'anno, come gli anni scorsi, abbiamo realizzato diversi numeri e ogni numero ha diciamo un tema principale. E poi tutti gli articoli delle, insomma, rubriche che ci sono ogni numero, quindi di attualità, diritti umani o recensioni. Ad esempio, per questi numeri più tradizionali abbiamo fatto un numero sul cantautorato italiano e uno sugli Stati Uniti d'America, dato che erano i 60 anni dalla morte di Kennedy. E poi facciamo dei numeri speciali che diciamo seguono di più un po' quella che è la vita della scuola. Ad esempio, il primo giorno di scuola abbiamo distribuito a tutti i ragazzi di prima un numero dove venivano spiegate tutte le attività del Petrarca, c'erano interviste a ex studenti o ad alcuni professori. Ne abbiamo realizzato uno anche per le elezioni ai rappresentanti di istituto e adesso abbiamo distribuito all'ultima assemblea, che è stata appunto l'assemblea di febbraio, un numero speciale sulle assemblee di istituto. Dato che appunto si erano accorti tutti della scarsa partecipazione, in quel numero abbiamo fatto dei sondaggi in tutta la scuola, in cui secondo me sono emerse delle cose molto interessanti, come dicevo prima, che tante persone non sono mai state neanche a un'assemblea o cosa preferiscono fare invece che appunto assistere a queste riunioni. E poi abbiamo intervistato anche degli insegnanti che ci hanno raccontato com'erano le assemblee ai loro tempi, e vari ragazzi della scuola che hanno espresso un po' la loro opinione, quindi assemblea obbligatoria o no, e come cercare di risolvere la scarsa partecipazione. Ad esempio, una cosa che è emersa è che i rappresentanti di classe sono i primi che non vanno alle assemblee quando, visto che ricoprono anche se in minima parte una carica istituzionale, dovrebbero essere loro ad andare, anzi, invogliare tutti i compagni a andare pure loro. Olivia, il comporre la redazione è semplice, i tuoi coetanei, i ragazzi del Petrarca hanno voglia di scrivere o avete difficoltà nel reperire quel tema manodopera per scrivere il giornale?
Ma dipende molto anche dai periodi dell'anno, ovviamente più si va verso maggio, dove magari si sono concentrate le verifiche, più mi rendo conto che sia anche difficile, insomma, trovare il tempo di scrivere un articolo. Però, come si è detto prima, secondo me al Petrarca c'è tanta voglia di fare e comunque siamo una redazione anche abbastanza numerosa che ci permette di, diciamo, non obbligare nessuno a scrivere, quindi tante persone magari scrivono anche solo due o tre articoli all'anno quando ne hanno tempo, però essendo tante persone riusciamo a ruotarci abbastanza bene, quindi avere anche, insomma, abbastanza articoli per poter comporre un numero. Poi, come possono essere le assemblee, anche noi della redazione facciamo delle riunioni in cui discutiamo tutti assieme dei temi da trattare, di come strutturare il numero, e quindi tante volte magari c'è un suggerimento che parte proprio, insomma, dalla redazione e si riesce a dialogare, a costruire bene un numero. Io dico, due o tre articoli un anno, detto, magari ne potessi io scrivere due o tre articoli un anno e guadagnare lo stipendio. Ne ho scritti due o tre e nell'ultima ora, prima di andare in diretta. Prima di concludere, Andrea, da quanto sei a presente degli studenti? Beh, io sono da novembre, praticamente, tra novembre e dicembre sono Quindi, 4 mesi. eletto rappresentante dell'istituto. Sì, sono abbastanza fresco Ecco, come. come sta procedendo questa esperienza? Beh, diciamo che l'esperienza si risulta abbastanza, forse un po' stancante, diciamo, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle assemblee, perché per quanto comunque noi rappresentanti in primis, o almeno a mio parere, ci dobbiamo assumere le responsabilità anche del fatto che la partecipazione alle assemblee è stata piuttosto bassa, e che non si è aumentata, che non è aumentata di molto negli ultimi mesi. C'è da dire che il nostro l'abbiamo fatto per far sì che le assemblee comunque avessero un margine di manovra. Sono molte anche poi le cose che i rappresentanti devono gestire oltre alle assemblee, quindi merchandising, l'organizzazione di vari eventi tra scuole e non solo. Perciò la gestione delle assemblee è stata organizzata soprattutto da me, in quanto gli altri colleghi dovevano occuparsi anche di altre questioni, ma sicuramente quella dell'assemblea era una questione sicuramente ad ogni modo difficile, che quindi mi ha posto un po' delle sfide anche per conciliare il tempo che dovevo anche investire per altre cose, non solo per la mia carica istituzionale, sicuramente. Però credo che sia abbastanza soddisfatto, almeno da parte mia, di come sono riuscito comunque a gestire in parte le assemblee, perché ad ogni modo la partecipazione non è calata del tutto, è calata sì, negli ultimi anni, però se penso alle assemblee anche dell'anno scorso in cui partecipavano 40 persone, penso a quelle attuali in cui sì, partecipano sempre meno persone, ma l'ultima assemblea, per esempio, eravamo tipo in 50 e quella ancora precedente eravamo anche oltre la sessantina. Posso dire comunque che un minimo sono riuscito a salvare quel minimo che era salvabile. Quindi sicuramente non posso dire di essere del tutto deluso di quello che sto facendo fino ad ora. Benissimo, ovviamente vi ringraziamo moltissimo. Olivia, noi ti aspettiamo magari con qualche altra tuo giornalista del giornale, così magari facciamo una chiacchierata in diretta tra redazioni, quindi sui temi così più attuali. Sarà sicuramente interessante, quindi, insomma, anche sentire, come abbiamo sempre fatto, il parere dei giovani giovanissimi sui temi più interessanti. Invece Andrea e Olivia, vi chiederò di tornare, se avete piacere, sotto gli esami di matura per parlare sia della preparazione dell'esame di matura, ma soprattutto il giorno dell'esame di matura di venire in diretta a commentare le tracce, perché è una delle altre format che abbiamo ogni anno e quindi, insomma, saremo ben contenti, visto che Olivia poi anche la direzione del giornale, insomma, sarà bello commentare con te i titoli dei temi di italiano. Benissimo, ringraziamo Lidia Gambini, direttrice del giornale del Liceo Petrarca e Terzino del Digor. Ringraziamo anche Andrea Visconti, presidente degli studenti del Petrarca. Ovviamente vi auguriamo buon lavoro da direttrice e da rappresentante, e anche ovviamente buono studio, buoni voti. Con Stefano Rebbe ci troviamo tra
due minuti per l'ultima parte, che parleremo di Trieste, il ritorno delle navi da crociera con Maurizio Bucci e Ricky Ramazzina. Olivia e Andrea, state rimanete collegati finché non siamo fuori in diretta, vi dico io tutto quanto. Grazie Stefano, grazie Olivia, grazie Andrea, buona serata. A tra poco.